Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana, a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Ora faremo una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Vi chiedo, durante la preghiera di chiedere all'Arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Ok? Iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, coscienza micaelica, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, di radicare la nostra energia e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente Padre e Madre. Chiedo protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica, Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Abbiamo anche le carte di Maria oggi, quindi vediamo cosa ci vuole dire la Madre Celeste, che messaggio ha per noi per questa settimana. Allora, benedizioni per il gruppo A. Vediamo il gruppo B. Onestà. Vediamo per il gruppo C. Verità. Ora vediamo le carte delle fate, cosa ci vogliono, che messaggi hanno per noi. Scusate, ne sono cadute troppe. Segni della natura per il gruppo A. Vediamo il gruppo B, che messaggi ha per noi. Ecco la carta. Ok, desidera in maniera saggia, quindi è un messaggio di onestà e di integrità per il gruppo B, ok? Gruppo C, divinazione. Interessante, interessante. Ora passiamo alle altre carte, sono sempre le carte delle fate della natura. Mannaggia, mi cadono sempre. Vediamo un po'. Eccola qui. Allora, fidati dell'intuito per il gruppo A. Eccola qui, gruppo B, problema risolto. Gruppo C, verso la libertà. Bene, iniziamo la nostra lettura. Allora, gruppo A, benedizioni, quindi voglio dire, Maria ti sta dicendo che diciamo, il tuo cammino, il tuo percorso è benedetto da Dio, dagli angeli, da Maria, da Gesù, ok? Ci sono benedizioni piccole e grandi, ok? È noto quei piccoli doni che stanno arrivando da Dio, quindi anche tanta gratitudine per tutto quello che sta entrando, è già entrato nella nostra vita, tutto sta andando per il meglio, ok? Quindi le tue preghiere
preghiere sono ascoltate, si sta manifestando quello che hai tanto chiesto nelle tue preghiere. Diciamo che anche connettersi con la natura ti può aiutare a ricevere guida, intuizione, i segni, i segnali, possono essere le piume, le farfalle, possono essere dei segnali che la Madre Terra ti dà anche attraverso la tua voce interiore. Tanto è vero che assolutamente le fate ti stanno dicendo la connessione con la natura è fondamentale e determinante in questo momento, ti aiuta a riconnetterti con quello che è il tuo intuito, la tua intuizione, la tua voce interiore. Quindi assolutamente segui la tua guida divina perché benedizioni infinite stanno arrivando nella tua bellissima vita. Ok, passiamo al gruppo B. Gruppo B, c'è un invito all'onestà e c'è un invito a connettersi con pensieri saggi, con desideri saggi, di saggezza, di integrità, allineati all'amore. Questo è un momento un po' difficile per te, tutto si risolverà per il meglio, va bene? Quindi più tu rimani nell'integrità, non cercare una via più corta, una via più veloce, ascolta l'amore che ti guida, assolutamente verrai guidato nella direzione giusta e tutto si risolverà per il meglio, perché quando si segue la via maestra dell'amore, tutto è già compiuto, tutto è allineato, tutto è risolto. Quindi rimani sempre nella saggezza, nell'integrità e nell'onestà. Sii onesto anche con tutte le persone coinvolte, non nascondere dei segreti, dici sempre la verità, affronta il problema con determinazione, con coraggio e ripetiamo con integrità. Ok, passiamo al gruppo C. Qua si parla lo stesso di verità. Ok, ma la via della verità è la via della saggezza e dell'integrità, appunto. Ok, quindi io sono onesto con me stesso e con gli altri. Anche qua c'è un invito all'onestà, all'integrità, alla saggezza e alla verità. E questa è la via da seguire. Va bene, se sei in un momento difficile, l'invito da parte delle fate è quello magari di fare un giro di carte, di pregare, di la divinazione, cioè il contatto col sé, il contatto con la tua anima, il contatto con la tua voce interiore, va bene? Quindi abbraccia il potere della divinazione, tu hai l'abilità di vedere la situazione attuale con chiarezza, con trasparenza. Assolutamente, se tu seguirai questa via, se tu seguirai effettivamente questa lettura parla sempre di fidati dell'intuizione, rimani nell'integrità, nella saggezza, rimani nella verità. Se tu farai questo, se tu seguirai questo, il problema sarà risolto. Credo che sia una lettura molto comprensiva, nel senso che l'una si collega con l'altra, tu riuscirai a trovare la via verso la libertà, cioè riuscirai a uscire da questa situazione difficile, da questa situazione che ti sta un po' preoccupando, allarmando e che ti sta creando ansia. Lascia andare l'ansia, lascia andare la paura e tutto si risolverà per il meglio, perché Maria dice che ci sono benedizioni infinite. Ok, chiediamo agli angeli, all'arcangelo Michele, di guidarci attraverso questo messaggio finale. Accetta le lezioni del passato. Ok, il tuo passato è un preciso messaggio scritto sulle pieghe della storia. Sarebbe assurdo ignorarlo, sarebbe come fingere di non avere mai vissuto prima, di non aver fatto alcuna esperienza. Accetta il tuo passato e avrai un futuro molto più sereno. Bene, la nostra lettura si è conclusa per oggi. Vi auguro una settimana veramente piena di benedizioni, di luce, di amore e di allineamento nella via
la maestra dell'amore, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come canalizzazione, nel senso come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, anche se ti trovi dall'altra parte del mondo, queste frequenze sono molto potenti con la distanza, e arrivano da te perché non conoscono né il tempo né lo spazio e ti aiutano a riequilibrarti a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale. Mi occupo anche di facilitare l'ego healing attraverso il percorso di coaching a breve, medio, lungo termine per aiutarti ad uscire dai blocchi, dalle paure, dalle credenze limitanti, da tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere. Ok? Ancora pochi posti nella classe del percorso di coaching di 2 mesi per imparare il lavoro con le nuove frequenze di luce. Partiremo il 2 di giugno. Ok? Mancano veramente pochissimi posti. Contattatemi così potete ricevere maggiori informazioni e capire se questo percorso è per voi. Intanto io vi saluto e ci sentiamo e ci vediamo presto. Un bacione, ciao ciao ciao.